Benvenuti a TeleCRU, notiziario settimanale dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria. Presentata in prima commissione la manovra di bilancio, ce ne parla in questo servizio Marco Paganini. I contenuti della legge finanziaria e del collegato predisposti dalla Giunta regionale sono stati presentati dall'assessore alla programmazione e organizzazione delle risorse finanziarie, Fabrizio Bracco, ai componenti della prima commissione dell'Assemblea Legislativa. Il terzo atto che compone la manovra, il bilancio, verrà presentato in commissione dopo il vaglio del Collegio dei Revisori dei Conti. Le linee fondamentali della manovra, è stato ricordato, sono quelle delineate dal DAP e dalla risoluzione approvata dall'Assemblea in merito all'emergenza casa, alla non autosufficienza e alla riduzione dell'IRAP per le cooperative. La legge nazionale di stabilità, ho osservato Bracco, continua a avere effetti negativi sulla finanza regionale. Le regioni hanno subito drastici tagli ai trasferimenti. I programmi comunitari dal prossimo anno dovranno essere cofinanziati dalle regioni e non più dallo Stato. Il fondo sanitario verrà ulteriormente ridotto. Ci sarà una contrazione del patto di stabilità e un ulteriore taglio dei fondi regionali legato alla spending review. Nel collegato che verrà discusso dai consiglieri nella seduta della prossima settimana sono previsti vari interventi per l'esenzione del bollo alle auto ibride, la riduzione dell'aliquota IRAP delle cooperative sociali, i fondi per la ricostruzione e la sicurezza stradale, l'interpretazione delle norme sui piani regolatori comunali, lo slittamento dei termini per la redazione dei testi unici e degli obiettivi della raccolta differenziata. Via libera della seconda commissione consiliare di Palazzo Ceseroni alla proposta di legge sull'agricoltura sociale di iniziativa dei consiglieri Dottorini, Italia dei Valori, Stufara, Rifondazione Comunista e per il Partito Democratico Galanello e Barberini. L'obiettivo è quello di favorire l'accesso di giovani imprenditori e soggetti disagiati. Ce ne parla Alberto Scattolini. Con i voti favorevoli dei commissari della maggioranza e l'astensione di quelli dell'opposizione, la seconda commissione, presieduta da Gianfranco Chiacchieroni, ha dato il via libera alla proposta di legge norme per favorire l'insediamento produttivo ed occupazionale in agricoltura per promuovere l'agricoltura sostenibile, disposizioni sulla lavorazione di piccoli quantitativi di prodotti agricoli, sintesi di tre analoghe iniziative legislative, tutte con l'obiettivo di favorire l'accesso dei giovani all'agricoltura, promuovendo di fatto l'agricoltura sociale e la filiera corta. Il testo normativo è firmato dai consiglieri regionali Oliviero Dottorini dell'Italia dei Valori, Damiano Stufara di Rifondazione Comunista, Fausto Galanello e Luca Barberini del Partito Democratico. L'obiettivo di questa iniziativa, sulla quale saranno possibili ulteriori interventi emendativi in aula e per la quale sono stati designati i relatori Gianfranco Chiacchieroni per la maggioranza e Massimo Mantovani per l'opposizione, è quello di promuovere lo sviluppo, l'imprenditoria e la crescita occupazionale nel settore agricolo attraverso la gestione attiva e sostenibile dei beni agroforestali, prestando particolare attenzione alla dimensione economica, ambientale e sociale. Di fatto, la Regione, nella programmazione del settore, dovrà favorire e promuovere l'utilizzo e il recupero produttivo di terreni o beni immobili a vocazione agricola, l'impiego di modelli di agricoltura sostenibile, l'agricoltura sociale, il sostegno ai giovani imprenditori. In seconda commissione anche l'audizione del Comitato per la difesa dell'acqua e dell'aria di Bevagna, chiesta la messa in atto di interventi strutturali e azioni di controllo e monitoraggio dei corsi d'acqua. Prevedere interventi strutturali e azioni di controllo e monitoraggio dell'asta fluviale del Mar Roggio a Teverone Timie. Mettere a punto uno sviluppo urbanistico che tenga particolarmente conto dell'impatto inquinante. Predisporre un protocollo d'intesa all'interno del contratto di fiume tra i comuni di Bevagna, Foligno Trevi, Spoleto, Montefalco, Campello e Casseritaldi. Sono alcuni passaggi emersi nel corso di un'audizione in seconda commissione, presieduta da Gianfranco Chiacchieroni, da parte del Comitato per la difesa dell'acqua e dell'aria di Bevagna, che conta oltre 1.500 sottoscrittori. Sono stati Mario Lolli, Elisa Fioroni Torrioni, Paolo Porzi e Flavio Mondi a spiegare ai commissari presenti la questione che interessa 7 comuni della Valle Umbra Sud e di cui la Regione è perfettamente a conoscenza, hanno detto, perché si tratta di un problema quarantennale che nasce dall'antropizzazione urbanistica, artigianale e industriale che negli anni 60 ha interessato anche questi territori. E a Bevagna, essendo il punto più basso della valle, i fiumi arrivano insieme. Ci sono punti dell'asta fluviale, hanno aggiunto, dove non c'è più nessuna forma di vita.
è stato raggiunto un grado di inquinamento di cui hanno perfetta consapevolezza anche i medici di base. Di fatto, il comitato lamenta la latitanza delle istituzioni, soprattutto quelle locali, chiedendo alla politica, a tutta la politica di ogni ordine e grado, di ascoltarli e di intervenire per risolvere il problema alla radice. La priorità, hanno sottolineato, deve essere il risanamento delle acque. La Commissione ha preso l'impegno di approfondire la questione attraverso audizioni con tutti i soggetti interessati. Regole più stringenti per il sistema sanitario privato. In una conferenza stampa il capogruppo di Fratelli d'Italia, Franco Zaffini, illustra una proposta di risoluzione. Il servizio di David Mariotti Bianchi. Il capogruppo di Fratelli d'Italia, Franco Zaffini, ha denunciato in una conferenza stampa l'esistenza nella sanità umbra di un sistema finto privato, chiedendo parità di trattamento tra le strutture pubbliche e quelle accreditate. Secondo Zaffini, infatti, è necessario interrompere l'odiosa prassi consolidata che vede dirigenti pubblici in pensione assunti in strutture private. Per questo il consigliere regionale di Fratelli d'Italia ha presentato una proposta di risoluzione per modificare in tale direzione il regolamento attuativo della legge sull'ordinamento del servizio sanitario regionale. Con questo provvedimento, inoltre, Zaffini vuole inserire maggiore trasparenza nella sanità umbra e norme più stringenti per le procedure di accreditamento, come il codice etico, l'antimafia e il DURC. Infine, la proposta di risoluzione chiede una durata massima di 3 anni per le sperimentazioni gestionali che prevedono forme di collaborazione pubblico-privato. Una importante opera d'arte moderna, Variation Within a Sphere, No. 10, The Sun, Il Sole, dell'artista americano Richard Leopold, esposta al Metropolitan Museum di New York, sarà replicata da 2 orafi umbri, Enrico Morbidoni e Graziella Bennati, per essere ammirata anche presso la Galleria d'Arte Moderna di Spoleto. I promotori di questa iniziativa hanno chiesto al presidente della seconda commissione consiliare Gianfranco Chiacchieroni di poter esporre la replica di quest'opera anche nel padiglione riservato all'Umbria della Expo 2015 di Milano. Si tratta di un'opera realizzata con 3 chilometri di filo dorato a 22 carati e oltre 14.000 saldature dall'aspetto tridimensionale. Il costo e la regia di questa operazione sarebbero sostenuti dalla Fondazione Richard Leopold. Nessuna regione italiana ha mai avuto rapporti di collaborazione con il Metropolitan Museum of Art di New York. Il presidente Chiacchieroni ha annunciato che inviterà la giunta regionale a prendere in considerazione questa proposta pervenuta. Torniamo all'Assemblea legislativa. Per motivi di spazio, la trasmissione televisiva della seduta di Question Time di martedì scorso non ha ricompreso l'ultima delle interrogazioni a risposta immediata, presentata dal consigliere dell'Italia dei Valori, Oliviero Dottorini, sulla costruzione di un nuovo collegio studentesco davanti alla chiesa di San Bevignate a Perugia. La pubblichiamo ora, comprensiva ovviamente della risposta che su tale argomento ha fornito in aula l'assessore Bracco. Chiamo l'ultima interrogazione, l'oggetto numero 188, prevista avvio del lavoro di realizzazione di una nuova residenza per studenti universitari a Perugia in via Enrico Dal Pozzo in prossimità della 300esca chiesa di San Bevignate. Informazioni al riguardo, intendimenti della giunta regionale circa la necessità di sospensione dell'iter del progetto. Interroga il consigliere Dottorini, risponde l'assessore Bracco. Prego, collega Dottorini. Sì, grazie Presidente, colleghi. La vicenda del Collegio Universitario di San Bevignate sta suscitando una vasta protesta tra i cittadini di Perugia ed è emblematico di una visione cementizia dello sviluppo che già tanti danni ha fatto al nostro contesto paesaggistico, ambientale e culturale. Quella di San Bevignate, lo sappiamo, è una delle più importanti chiese templari d'Europa, oggetto di studi a livello internazionale, ospita affreschi di notevole interesse e la sua particolarità è proprio quella di essere collocata in un'area ancora circondata dal verde che ne amplifica la bellezza e l'interesse. Che l'intervento progettato sia uno scempio, sia per il contesto in cui è inserito, sia per la sua qualità architettonica, è testimoniato dal fatto che oggi pare sia quasi impossibile trovare qualcuno tra amministratori, università, soprintendenza in grado di assumersene apertamente la paternità.
Tutti lo reputano inopportuno, se non scandaloso, al massimo inevitabile, ma nessuno riesce più a sostenerlo, magari spiegandone la necessità o le caratteristiche innovative della progettazione. Evidentemente ci si accorge che nella foga edificatoria questi dettagli sono sfuggiti, così come deve essere sfuggito che è venuta meno, se mai c'è stata, anche la motivazione di questa bruttura. Se facciamo mente locale al contesto in cui la vicenda ha avuto inizio, non possiamo non ricordare che nel 2003 l'Università di Perugia aveva circa 35.000 studenti. C'era la previsione di spostare in via del Giochetto 3 facoltà universitarie. Nella zona non vi erano aree già edificate e recuperabili e la chiesa di San Bevignate non era ancora stata oggetto di corposi finanziamenti da parte del governo nazionale e delle istituzioni locali per promuoverla come monumento di interesse internazionale. Oggi gli studenti universitari sono stimati in circa 22.000 unità, a Perugia vi sono svariati immobili di proprietà pubblica già edificati e recuperabili, nel vicino complesso di Monteluce sono previsti 6.500 metri quadri per l'ospitalità di studenti. Con la nostra interrogazione chiediamo dunque di sapere con quale importo la Regione Umbria avrebbe cofinanziato tale progetto e quindi, alla luce del profondo malessere che si sta diffondendo fra i cittadini e del pesante danno paesaggistico che l'opera provocherebbe, se e come intende la Giunta bloccare i lavori in vista di un completo annullamento del progetto. Grazie. Grazie collega Dottorino. Prego Assessore Bracco. Sì, grazie Presidente. Ma io mi attengo alla ricostruzione degli eventi, cioè ricordando comunque al consigliere Dottorini che gran parte dei finanziamenti per la ristrutturazione e il restauro della chiesa di San Bevignate sono di origine regionale, perché noi conosciamo bene il valore del monumento di cui si parla. Però voglio ricordare, appunto, come sottolineava il consigliere Dottorini, che tutta la vicenda inizia nel 2003 da un protocollo d'intesa Università-Regione e ADISU e Comune di Perugia per la riqualificazione dell'offerta abitativa per gli studenti nella nostra città. Un complesso di interventi che ha portato ad alcune realizzazioni già fatte, come la nuova casa, cioè la ristrutturazione, riqualificazione e restauro della casa della studentessa, dei padiglioni di Via Innamorati, che oggi sono denominati Itaca, e in questo contesto si inseriva, a partire dal nuovo piano di sviluppo dell'università che prevedeva lo spostamento delle tre facoltà di Economia e Commercio, Scienze Politiche e Giurisprudenza nell'area del Giochetto, la realizzazione di uno studentato a servizio di quell'area nella zona a ridosso dei padiglioni universitari. Tanto è vero che la Regione entrava nella vicenda in quanto proprietaria del terreno, perché quel terreno era arrivato alla Regione dalla soppressione dell'opera universitaria e della sua trasformazione nell'ADISU, che era l'organismo nuovo regionalizzato che si doveva occupare dell'assistenza agli studenti. Cioè questo terreno, che era stato acquisito dall'opera universitaria, quindi dall'università, per quel fine, è stato trasferito dalla Regione in comodato d'uso gratuito all'ADISU, quindi in questo senso la Regione era proprietaria. Ma quello che soprattutto interessa è ricordare come, partecipando ad un bando del MIUR per la riqualificazione dell'offerta di alloggio agli studenti, la Regione, cioè l'ADISU e l'Università, presentarono appunto un progetto che ebbe tutte le approvazioni del caso. Io qui ho le date, le posso ricordare, cioè oltre alla variante urbanistica prevista appunto attuata nel 2007, noi abbiamo l'approvazione con nota del 4 settembre 2008 da parte della sovrintendenza, che esprime parere favorevole alla realizzazione dei lavori a patto di una revisione del progetto che fu fatta, quindi il progetto fu revisionato con l'abbassamento di un piano per salvaguardare il cono di visuale rispetto al monumento, cioè alla chiesa di San Bevignate, l'autorizzazione della sovrintendenza archeologica che indicò anche
gli archeologi di riferimento che avrebbero dovuto seguire i lavori avvenuta l'11/9/2007, il parere di conformità antincendio da parte dei vigili del fuoco, dell'unità sanitaria locale, l'autorizzazione antisismica, l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico e via. E ci fu la cessione da parte dell'università di un pezzo di terreno di proprietà dell'università per realizzare i parcheggi. Quindi come è possibile evincere questa pratica iniziata nel 2004, nel 2007-2008 era completata, semmai c'è da domandarsi perché gli iter burocratici hanno portato all'inizio dei lavori a distanza di 7 anni da quel momento e tutto l'iter del finanziamento ministeriale che ha determinato questo. I lavori, diciamo, erano allora perfezionati ma rispondevano a un'esigenza del 2003, come giustamente è stato sottolineato. La partecipazione della Regione Braccola, prego, in cofinanziamento è di circa il 50% del cofinanziamento dell'importo, che è di 16 milioni, l'altra parte viene dal MIUR, dalla legge 330 del 90. Ora, questa è la ricostruzione dei fatti, con nomi e cognomi e responsabilità precise, in cui tutti, nessuno escluso, diciamo, era una conoscenza dell'oggetto che doveva essere realizzato e hanno in qualche modo dato il loro contributo. Oggi, certo, a distanza di 11 anni dal momento in cui è stato pensato, di 7 anni dal momento in cui è stato perfezionato, con una situazione universitaria diversa, cioè dell'Università di Perugia diversa, con un'incertezza sul trasferimento delle facoltà nell'area del giochetto, certo io credo che si possa ripensare e rivedere il progetto. So peraltro che su iniziativa del Comune di Perugia si svolgerà nei prossimi giorni un incontro fra tutti i soggetti interessati, perché i soggetti interessati sono vari e le implicazioni del caso sono molte, perché si possa trovare una soluzione che risponda anche alle preoccupazioni che giustamente sono state qui richiamate da parte del consigliere Dottorini dei cittadini. Grazie assessore Bracco, oggi ha superato anche l'assessore Riommi, prego collega Dottorini. Grazie Presidente. Beh, che dire, innanzitutto una precisazione, quando l'assessore dice che le responsabilità sono di tutti, nessuno escluso, ci terrei a dire che quel progetto per il Consiglio regionale non c'è mai passato. Purtroppo non ce ne passano anche di altri, come ad esempio la trasformazione in autostrada della E45, se non attraverso i consiglieri. E questa è la prima volta che si parla di San Bevignate in questa sede, che è il Consiglio regionale. Questa è la prima precisazione. La seconda è quella che io apprendo con piacere che ci sarà una riunione nei prossimi giorni per vedere come evitare di mandare avanti quest'opera. Deve essere, è stata già convocata, mi fa piacere. Quello che deve essere chiaro è che occorre trovare una via, una strada, perché oggi è parere condiviso che quell'opera, oltre a essere inutile, è anche dannosa per questa città, una via non solo per sospendere i lavori come sono sospesi attualmente, ma per interromperli e indirizzare gli sforzi altrove, perché lì è impossibile, a costo, questo dico io, di perdere qualche risorsa in questo passaggio, perché immagino che oggi a costo zero sarà difficile trovare una soluzione alternativa, ma a costo di perdere qualche risorsa saranno risorse ben investite, perché eviteremo di compromettere un monumento, eviteremo di compromettere una zona della città. Quindi da parte mia posso solo dire che continuerò a vigilare su questa vicenda e a fare in modo che quello che ci dice oggi l'assessore, cioè la volontà di superare quel progetto, non sia solo una garanzia a parole, ma sia nei fatti un impegno reale. Grazie. Anche per questa edizione è tutto. Vi ricordo che TeleCRU va in onda sulle emittenti televisive dell'Umbria e anche in rete sul sito dell'Assemblea Legislativa Regionale www.consiglio.regione.umbria.it. Grazie per la vostra attenzione e arrivederci.